Salone Nautico di Genova dal 6 al 14 di ottobre. Fun yourself in Asprey. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. My second skin to London 2012. Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Moboni al 18° ed ultimo appuntamento settimanale con S4. S4 è il talk show delle 4S, Sport, Sun, Sea e Snow. Questo nuovo programma televisivo dedicato al mare e alla montagna, gli sport all'aria aperta. Una produzione in onda da fine gennaio sino a fine maggio. Questa è la 18° ed ultima puntata di questa nuova scommessa televisiva. Scommessa vinta grazie anche alla bellissima Elisa Santamaria che mi ha accompagnato in queste 18 puntate. Troppo buono, Floriano. Ciao Floriano e bentornati a tutti i nostri amici che ci seguono da casa, che ci hanno seguito lungo questo percorso che ci ha portato fino alla fine di maggio. Una puntata nonché ultima, ma sempre ricca di grandi eventi, di tanti argomenti, con quattro amici del mondo dello sport e dell'economia. Ringrazio Paolo Portiglia di Nautivela, uno dei più grossi costruttori di derive di barche a vela, e finalmente il costruttore di questa barca Optimus, che è qui alle mie spalle, che ci ha accompagnato per 18 puntate. Grazie Paolo di aver accettato il nostro invito. Maurizio Galbiati, sì, un piacere, un ritorno dalla scorsa settimana, il responsabile della fiera di Genova per il Salone Nautico 52esima edizione dal 6 al 14 di ottobre. Parleremo anche delle novità e di tutti gli ultimi pettegules che ci sono nel mondo della nautica. Pronti. Un gradito ritorno Virginio Gandini, anche lui già nostro ospite, del presidente del club del gommone. Poi per la prima volta Roberto Pirrera, marketing manager di Royal Caribbean, una delle compagnie di crociere al mondo. La scorsa settimana abbiamo parlato con un suo collega sempre di crociere, con MSC. Oggi parliamo invece delle crociere di Royal Caribbean. Insomma, ultima puntata, ma Elisa, ma un bel parterre anche questa, sì, settimana. E c'è molta emozione per questa ultima puntata. Tra un po' magari ci scappa anche... Non piange la lacrimuccia. Dove vuoi iniziare, Elisa? Beh, visto che come un bel libro giallo si scopre alla fine chi è stato, ne abbiamo scoperto oggi chi ha realizzato questa barca, non resta che conoscere. Infatti Paolo, non sai quanti email ci hanno scritto, di tanti, perché noi parliamo di neve, di montagna, soprattutto a gennaio e febbraio, più chiaramente adesso con l'arrivo dell'estate più verso il mare. E tutti gli amici dicono: ma che barca è? Soprattutto i non appassionati. Tu sei il costruttore, Nautivela costruisce barche di questo genere, quindi questa è la barca Optimus, costruisce imbarcazioni spettacolari, giusto? Imbarcazioni spettacolari, dunque dall'Optimus, poi le derive giovanili per la preparazione al salto verso le classi olimpiche, e da poche settimane orgogliosi recordman, perché abbiamo, con le ultime decisioni della Federazione Internazionale, siamo costruttori di ben 4 categorie delle classi olimpiche. Ecco, c'è stata l'ISAF, che è la, sì, Federazione Mondiale della Vela, che ha deciso per Rio de Janeiro, quindi 2016, non Londra 2012, ma dal 2016, le nuove classi olimpiche. Grande scalpore, perché salta, windsurf, e arriva il kitesurf, quello che si, sì, appunto, si fa con la vela, sempre con il surf. E delle varie classi è rimasta la Star. Cos'è poi? Tu quale costruisci? Noi costruiamo 470, che ha due categorie, categoria maschile e categoria femminile. E poi il 49er, che è il doppio skiff acrobatico, e è stato inserito appunto due settimane fa la categoria proprio femminile, con un armo dedicato. E poi soprattutto voi costruite gli Optimus, che non è barca olimpica, ma è la barca più diffusa nel mondo dei ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Le immagini si riferiscono al meeting del Garda, riservato appunto alla classe Optimus, che quest'anno ha battuto il Guinness dei primati, il record di imbarcazioni monotipo presenti a un'unica competizione velica, dove in questa competizione le tue imbarcazioni Nautivela hanno vinto, hanno dominato. Primo, secondo e quinto, quindi direi un ottimo risultato. E sicuramente mi riaggancio a quello che stavi dicendo tu, l'Optimist è
per i bambini sicuramente, la barca migliore, migliore per cominciare. L'anno prossimo i mondiali sono a Riva del Garda, lo ricordiamo, a fine luglio 2013. Grazie Paolo. Maurizio, ti ho messo apposta vicino a un rappresentante della vela, perché tu sei responsabile del Salone Nautico, c'è un po' di maretta con voi della Fiera di Genova, del Salone Nautico, con gli amici della vela. Ti ho messo apposta in mezzo fra gli amici del gommone e gli amici della vela. Tu, sì, com'è la situazione? Puoi schiarirci? C'è un po' di fermento, sì, un po' di... E tra l'altro sono seduto, se non sbaglio, dove nella puntata precedente c'era la Federazione Italiana Motonautica, quindi certo, gommoni, motori e vela. Però questo chi ti fa arrabbiare non è la motonautica, non ci fa arrabbiare nessuno. Mi fanno arrabbiare gli amici della vela. No, non ci fa arrabbiare nessuno, e questo conferma che il nautico prende tutto il mondo della nautica e del mare. A 720 gradi. No, non ci, ci sono degli aspetti che sono legati alla congiuntura, e noi con grande rispetto, con grande attenzione abbiamo ascoltato gli amici della vela, le loro istanze, e abbiamo proposto una serie di iniziative nuove per il prossimo Salone Nautico. Io sono convinto che non solo tutti i problemi che sono emersi saranno positivamente risolti, ma sono convinto che invece che questa discussione è stata foriera di novità, e sono certo, vedrete, che nel prossimo Salone Nautico la vela... Si parlava di una scissione, di un contro salone, Erano le voci. Queste sono cose che succedono sempre nei grandi saloni, nei porti vicini c'è sempre qualcuno che espone qualche barca. Ovviamente la grande notorietà del salone, i 226.000 visitatori l'anno scorso, la campagna di comunicazione che Fiera insieme a Ucina fanno, fa sì che a Genova in quel periodo arrivino tantissime persone appassionate del mare. È anche naturale che succedano un po' di questi episodi. L'importante è che il settore della vela, così come tutti gli altri settori, confermino la loro presenza. E proprio per parlare di vela e di Optimist in particolare, ricordo che il Salone Nautico l'anno scorso Ucina ha promosso l'iniziativa Navigarme Dolce, dove più di 3.000 bambini hanno provato gli Optimist. Stanno scorrendo proprio le immagini con tutti i numeri del Salone Nautico: 82 eventi, 226.000 visitatori, 1.300 espositori, fanno sì che il Salone Nautico è la fiera più importante al mondo della nautica. Quest'anno 6-14 di ottobre. E noi stiamo lavorando allacremente insieme agli amici di Ucina per fare un grande salone che deve diventare punto di riferimento per l'industria italiana e non solo, e per tutti gli appassionati del mare del nostro paese. Ti fanno arrabbiare gli amici della vela? Non ti fanno arrabbiare gli amici del gommone, che fissi non mancano al Salone Nautico? Virginio, ci puoi garantire anche quest'anno che è una delle fiere più importanti. Voi del Club del Gommone siete molto attenti, e fate tante fiere, promuovete la vostra attività. Avete fatto la fiera di Roma, avete fatto a Milano, Miidro, insomma, e adesso sarete presenti anche al Salone Nautico. Al Salone Nautico è la ventesima edizione che partecipiamo. Ma permetto una cosa, io non rappresento i gommoni intesi come produttore. No, tu fai il Club del Gommone. Noi siamo il Club del Gommone. E come Club che è uno del dei club più nautici, lo ricordiamo, più importanti, che fate tantissime attività. Non parliamo del salone, parliamo delle... A giugno ci fate tante attività per gli appassionati del gommone. Certamente, certamente. Adesso, nella prossima domenica, saremo, fra le altre iniziative, ci aiutiamo e aiutiamo con delle iniziative umanitarie. La prossima domenica saremo sul lago di Lecco con Magica Cleme è un'associazione di bambini che sono in cura presso l'ospedale San Gerardo di Monza, e avremo circa, mi pare, sono già prenotati circa un'ottantina di questi ragazzi, li portiamo queste immagini invece che vediamo, Virginio, a cosa si riferiscono? Queste immagini sono quelle che abbiamo già visto nella precedente puntata sul Reno. Perché voi fate parecchie traversate, cioè vi divertite, certo. Avete fatto la Grecia l'anno scorso, questi sono il Reno, a metà giugno fate anche qualcosa in Sardegna. Il Club del Gommone organizza, c'è un suo calendario che viene proprio, come in primis viene esposto al Salone di Genova. Abbiamo la nostra attività, ma poi all'interno del Club del Gommone ci sono parecchi soci che si destreggiano in tantissime altre iniziative, gare, campeggio nautico, e qui torniamo alla Grecia,
in molti hanno girato tutte le isole della Grecia, tutte le isole della Croazia e quant'altro con questa formula del campeggio nautico. Insomma, appassionati del mare che vivono il mare. Lo viviamo, in quel periodo lo viviamo sicuramente un mese sull'acqua. Ecco, chi ama il mare è Royal Caribbean. Noi abbiamo qui, grazie dottor Pirea di aver accettato il nostro invito. Insomma, qui parliamo di vela, salone nautico, Club del Gommone, Royal Caribbean ci deve spiegare la sua compagnia. In Italia si conosce Costa per tanti motivi, compagnia italiana storica, ed MSC. Royal Caribbean è, fra virgolette, da poco che è entrata nel mercato del crociere in Italia, però è un colosso a livello mondiale. Sì, a livello globale noi siamo sostanzialmente il secondo player in tutto il mondo, anche se dal punto di vista proprio globale direi che siamo il primo gruppo, perché abbiamo uffici sparsi praticamente. Siete più forti di Carnival? No, come gruppo Carnival rappresenta il primo. Ricordiamo Carnival, esatto, è il padrone di Costa e di altri gruppi croceristi a livello mondiale, e Royal Caribbean è un competitor. Esatto. Invece MSC è il primo a livello europeo di armatore unico. Questo sì, è tutto per capire com'è la geografia del mondo delle crociere. Sì, recentemente ci siamo affacciati sul mercato italiano, è dal 2006 che abbiamo riposizionato le navi, ne avevamo messa una a Civitavecchia con 7 partenze, io sono entrato proprio in Royal nel 2006, ho visto questa immensa crescita di cui andiamo ovviamente orgogliosi. Quest'anno adesso avete 5 navi? Abbiamo 5 navi e soprattutto abbiamo 5 porti di partenza, quindi che coprono tutta la stagione, quindi da aprile abbiamo iniziato, finiremo addirittura a novembre, partenze da Venezia. Ecco, il vostro home port non è Genova, voi fate anche Messina, Bari, esatto, Civitavecchia, 5 porti, 5 esatto, home port in... Esatto. Quindi siamo partiti da zero, ora diciamo che possiamo essere fieri di vantare un circa 7% di quota del mercato italiano e stiamo sempre più crescendo e gli investimenti anche di quest'anno lo stanno testimoniando. Quindi il gruppo, ripeto, è molto grosso a livello globale, noi abbiamo 55.000 dipendenti, ovviamente la maggior parte di questi... Tutte col marchio Royal Caribbean? No, noi abbiamo 5 marchi, però quelli più diciamo conosciuti su cui noi facciamo leva sul mercato italiano sono 3, che sono Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises. Insomma, siete un 40 navi. Poi mi dice a livello mondiale, insomma, numeri importanti. Genova è il salone nautico numero uno al mondo o dopo Miami? Com'è? No. Cioè, qui siamo tutti a livello mondiale, allora è carino, sì, salone nautico numero uno al mondo. Poi, in realtà ogni salone ha qualche caratteristica particolare, certamente in termini di completezza, di gamma, il salone nautico di Genova è sicuramente tra i più importanti al mondo. Non dirmi tutto perché ora c'è la pubblicità, continueremo a parlare di crociere, di salone nautico, di Club del Gommone e di vela nella seconda parte di S4, a tra poco, dopo la pubblicità. Salone Nautico di Genova dal 6 al 14 di ottobre. Fun yourself in Asprey. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. My second skin to London 2012.